Mi pervengono numerose domande di chiarimenti, le cui risposte quasi sempre sono già state comunicate ai cittadini sui social o su WhatsApp. Vi prego di leggere attentamente le comunicazioni ufficiali effettuate dal Comune. All'interno troverete tutti i comportamenti da osservare e quindi le regole da rispettare. Ma la regola principale è sempre una, è solo quella: rimanere il più possibile a casa e di uscire solo per esigenze lavorative o per motivi di stretta necessità. Mi rivolgo soprattutto ai giovani. Non crediate che questa epidemia non vi colpisca. Abbiate cura di voi stessi, evitate dei contatti, rispettate le minime regole che sono state adottate. Mi rivolgo anche agli anziani, soprattutto agli anziani. Rimanete a casa. Siete le persone più fragili, quelle che già soffrono di altre patologie e il virus per voi potrebbe essere letale, soprattutto per voi. Mi rivolgo ai genitori, spiegate ai vostri figli adolescenti la gravità del momento, di non uscire con amici a giocare nei parchi, nelle piazze o in luoghi pubblici. Ma mi rivolgo a tutti quanti voi cittadini, dobbiamo dimostrare un senso civico di responsabilità, di amore per la nostra comunità, per la nostra vita, per la vita dei nostri figli e dei nostri genitori. È il momento della solidarietà e dell'aiuto. Informate i vostri parenti, i vostri amici, i vostri vicini di casa delle regole da rispettare. Aiutiamoci tutti quanti insieme. Passate il vostro tempo libero a domandare a chi è solo se ha bisogno di un aiuto, magari una semplice parola di conforto. Il sistema sanitario è al collasso. Non abbiamo posti letto di rianimazione sufficienti per curare i malati se questo virus continuerà a diffondersi. I medici degli ospedali e quelli di medicina generale, nonché tutti gli infermieri, si stanno ammalando o sono messi in quarantena. Abbiamo bisogno dei nostri medici, dei nostri operatori sanitari. Sono la nostra salvezza. L'ospedale di Chiaravalle, proprio in queste ore, è stato trasformato in un luogo dove curare i malati da coronavirus post-crisi. Ciò significa che sono stati tagliati numerosi servizi che stiamo cercando di riportare nei locali comunali, adattandoli, rendendoli comunque idonei, in grado di fornire una risposta in termini sanitari. Ma fra poco non avremo più posti letto per curare i nostri ammalati, non solo quelli da coronavirus, ma qualsiasi malato che soffre di patologie. E lo stesso sta accadendo in altri ospedali, in tutti gli ospedali della provincia di Ancona e delle Marche. Dobbiamo affrontare questa grande battaglia e ognuno di noi deve fare la propria parte. Se poi ci pensiamo bene, possiamo sopportare il sacrificio richiesto. È il momento della responsabilità, di stare uniti. Solo insieme possiamo farcela.